Sì, DB. Stiamo tagliando qualche ramo secco. Ok. Senta, signor Connell, io non posso assolutamente restare senza lavoro, neanche per un giorno. Ho una madre da mantenere, due sorelle più piccole. Ci sono altri telegrammi. Senta, come posso farle capire? Io ho bisogno di questo lavoro, davvero. Mi dispiace, mia cara, io sono qui per fare pulizia. Sapeva che gli avrei tolto la sua rubrica. È roba vecchia, senza effetto. Signore... Faccia entrare quella gente. Mi ascolti, ora prendo $30 a settimana, ne prenderò 25, 20 se necessario, farò qualunque cosa lei mi dirà. Non si tratta di denaro, dobbiamo aumentare le vendite, abbiamo bisogno di dinamite, dobbiamo scioccare la gente, tenerla in pugno. Sono la persona adatta, conosco questa città, me la dito, mi dia una possibilità. Ehi, voi, entrate, entrate. Può ritirare il suo assegno. Chi è questa gente? Gibbs, Frawley, Cunningham, Giles. Signorina, veda di terminare il suo pezzo prima di ritirare l'assegno. Tua rubrica non fa abbastanza sensazione. Ricchi sbruffoni come Norton comprano il giornale e subito saltano 40 posti. Hanno fatto fuori anche te? Sì, e anche te. Oh, Joe, mi dispiace, tesoro. Perché non buttiamo giù questo palazzo? Prima di farlo, faresti bene a finire il tuo pezzo. Già, roba vecchia e senza effetto. Aspetta, Joe. Aspetta. Vuole cose esplosive, no? D'accordo. Leggi. Ho qui una lettera che mi è stata recapitata stamani e un commento su ciò che a torto chiamiamo mondo civilizzato. Cara Miss Mitchell, 4 anni fa sono stato crudelmente licenziato. Da allora non ho trovato nessun altro lavoro. All'inizio me la prendevo con l'amministrazione statale perché è colpa della sua politica torbida se qui da noi abbiamo tanta disoccupazione. Ma guardandomi intorno mi pare che tutto il mondo stia andando a rotoli. Così per protesta ho deciso di suicidarmi saltando giù dal tetto del municipio. Firmato un cittadino americano disgustato, John Doe. Nota del redattore, se volete la mia opinione, dai tetti salta solo la gente più onesta. Ehi, Anne, questa l'hai inventata di sana pianta, lascia vero? Perdere, Joe, fai il tuo lavoro. Colpa della sua politica torbida se qui da noi abbiamo così tanta disoccupazione. È evidente. Questo è un attacco di DB Norton al governatore. Ma dai, Jim, è solo una lettera scritta a una rubrica. No, la cosa mi puzza. È opera di Norton. Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno. Siete arrivati di buon'ora. Per caso ha già letto quest'articolo del New Bulletin? Sì. L'ho letto mentre facevo colazione stamattina. Jim pensa che sia opera di DB Norton. Si capisce che lo è. Oh, avanti, Jim. È una cosa da nulla. Norton farebbe le cose molto più in grande. Scommetto che è un attacco mirato nei suoi confronti, governatore. Perché comprare un giornale? Perché assumere un direttore così battagliero come Connell? Lui ragiona da petroliere. Io dico che vuole farle le scarpe. Va bene, Jim, va bene, ma non c'è bisogno di scaldarsi così. Vedrò di approfondire. Signore? Vuole chiamarmi Spencer del Daily Chronicle? Sì, governatore, l'ho letta. Per me questa è una lettera fasulla, per accalappiare qualche lettore in più. Ok, telefono al sindaco e cerco di chiarire la questione. Il sindaco Lovett, prego. Spiacente, è occupato sull'altra linea. Sì, lo so, signora Brewster, ha avuto delle ripercussioni terribili in città. Ho ricevuto dozzine di chiamate. C'è Spencer del Chronicle. Passamelo. Un momento, prego. Sì, signora Brewster, l'ascolto. Io insisto che questo John Doe deve essere trovato e impiegato al più presto. Se non farà niente per risolvere la questione, sarò costretta a rivolgermi all'esercito. E non credo che questo gioverà alla sua figura. Mi rivolgerò ai sindacati, alle organizzazioni umanitarie. Il governatore? E io che dovrei dire? Dal mio edificio che vuole buttarci, io sono ricandidato alle elezioni. Ma cosa fa? Chiami Connell del Bulletin. Potrebbe volare davanti alla mia finestra. E signor Connell? Che cos'era? Cosa? Fuori dalla finestra, qualcosa che volava. Io non ho visto niente. Non stia lì impalato, vada a vedere cos'era. Apra la finestra. Perché deve buttarci proprio dal mio edificio? C'è della folla in strada? No, signore. Forse ancora sul cornicione, guardi bene.
Per me deve essere stato un gabbiano. Un gabbiano? E cosa ci fa un gabbiano intorno al municipio? È di cattivo auspicio, vero? Oh no, signore, il gabbiano è un uccello amabile. Va tutto bene, signora Brewster, era solo un gabbiano. Non è successo niente, staremo in guardia. Non si preoccupi, ci penseremo noi, promesso. Spencer la richiamerò. Pronto? Connell? Sono il... Ma che cosa fa? Sono il sindaco. Sì, sindaco Lovett, quante volte ancora mi vuole chiamare? Ho uno stuolo di gente che lo sta già cercando ovunque. Ha già visto l'inserzione? Un appello al signor John Doe. Pensaci bene, John. La vita è meravigliosa, parola di sindaco. Se hai bisogno di un lavoro, chiama il direttore di questo giornale, eccetera. Ok, sindaco, le farò sapere al più presto. Cosa? Tiri giù le persiane. Siamo andati a casa di Miss Mitchell, capo. Pare che se la passi male. Ma dov'è? Ehi, sa una cosa? Mantiene la madre e due sorelle minori. Lei che cosa ne L'avete pensa? Trovata? No, la madre è arrabbiata, è uscita di casa e ha detto che andava a prendersi una sbronza. La ragazza intera. Brigatevi a trovarla. Certo. Ehi, ma non le ho detto la cosa più importante. Suo Pronto? Padre era il dottor Mitchell, quello che salvava la vita delle ragazze madri per beneficenza, se lo ricorda? Oh, ok, capo, vado subito a cercarla. Per la miseria, commissario, l'ho chiamata 24 ore fa. Ok, Oxo, allora prendo un appunto, glielo ripeto ancora una volta. Circa 1,60 m, occhi castani, capelli castano chiari e le più belle gambe che abbiano mai attraversato questo ufficio. Voleva vedermi? No, è stato solo un gioco. Io chiamo sempre l'esercito e la polizia quando voglio vedere una persona. Mi sembrava di essere stata licenziata. Infatti, ma lei ha un documento che appartiene ancora a questo giornale e io vorrei averlo. Sarebbe? La lettera. Quale lettera? La lettera di John Doe. Oh. Tutta la città è in subbuglio. Dobbiamo trovarlo e la lettera è l'unica traccia. Non esiste. Abbiamo già mobilitato e... Cosa? Non c'è nessuna lettera. Le spiace ripetere? Ecco, è tutto inventato. È tutto inventato? Mm-hmm. Voleva qualcosa di esplosivo. Sono stati trovati 9 posti di lavoro per quest'uomo. 22 famiglie lo ospiterebbero gratis. 5 donne vogliono sposarlo. Il sindaco è praticamente pronto ad adottarlo e ora lei? Ho chiamato l'obitorio. Dicono che c'è una ragazza... Zitto! Che... Ma come... Vieni! C'è una sola cosa da fare, Hank. Far cadere al più presto la cosa. E come? Inventa una storia, di che John Doe è stato qui e che gli dispiace di aver scritto quella lettera. Certo, è l'unica cosa. È venuto qui e gli ho fatto cambiare idea. Il direttore del bulletin salva la vita di John Doe. È perfetto! Lo farò scrivere a Ned. Ned, dovresti scrivere una... Un momento. Mi stia a sentire, grande genio della comunicazione. Lei è venuto qui solo per tagliare qualche posto, non è così? Tutta la città vuole sapere cosa fa John Doe e lei non trova niente di meglio che farlo sparire. Quell'uomo alzerà le vendite fino ad esaurimento del mercato dell'inchiostro. Ma quale uomo? John Doe. Ma quale John Doe? Il mio John Doe, quello che ho inventato io. Signor genio, mi ascolti. Supponga che John Doe in persona fosse venuto in questo ufficio, cosa avrebbe fatto? Gli avrebbe trovato un lavoro e tutto sarebbe finito lì, non le pare? E invece no, io ho fatto un patto con lui. Un patto? Quando si trova qualcosa che aumenta le vendite, non la si getta via. Potrebbe andare avanti per un paio di mesi e io cosa farei? Fino a Natale, quando salterà dal tetto, terrò una rubrica giornaliera. Narrerò la sua infanzia, la sua istruzione, il suo primo lavoro, un giovane di larghe vedute di fronte al caos del mondo, i problemi dell'uomo medio, di tutti i John Doe del mondo. E poi? Qui interviene il dramma. Comincia a scoraggiarsi, i suoi ideali crollano, il mondo è un colosso dai piedi d'argilla e lui cosa fa? Si suicida per protesta contro lo stato attuale della civilizzazione. Pensa ad un fiume, poi no, gli viene un'idea migliore, il municipio. Perché? Perché vuole attirare l'attenzione, ottenere le cose che gli sono negate e questo è l'unico modo per farsi ascoltare. E allora? Allora? Allora mi scrive delle lettere e io gliele pubblico. Lui mette a nudo la sua anima. Avrà una rubrica tutta per sé. Io protesto di John Doe. Protesterà contro tutti i mali che offuscano il mondo. L'avidità, la lussuria, l'odio, la paura, tutto ciò che rende l'uomo disumano. Cominceranno le discussioni. Doe si suiciderà davvero oppure no? La gente scriverà per dissuaderlo, ma no! No, signore, John Doe resterà fedele a se stesso. E la sera di Natale, comunque vada, si getterà. Capisce? Molto carino. Molto carino, Miss Mitchell. Ma le dispiace dirmi chi si getterà dal municipio la sera di Natale? John Doe? Ma quale John Doe? Quello che avremo assunto apposta per lo scopo. Un momento, mi lasci fare mente locale sulla sua proposta. Lei sta dicendo che dovremmo assumere qualcuno perché dica che si ucciderà la sera di Natale. Ora comincia a capire. Chi, per esempio? Un uomo qualunque, anche Bini adatto. Chi ha detto? Perché io? Saltare da... Oh no, la sera di Natale no, sono superstizioso. Ah.
Miss Mitchell, per piacere, se ne vada. Si sposi e faccia un sacco di bambini, ma lasci stare il giornalista. Bisogna darci un taglio, ecco. Si sta facendo tardi. Lei sarebbe una persona intelligente. Se piovessero biglietti da $100, lei cercherebbe in terra le monetine. E io sto qui a perdere tempo con questa donna folle. Ma come si permettono? La storia di John Doe è giornalismo dilettantesco, così fasulla che nessuno potrà prenderla sul serio. Che ne pensate, ragazzi? Va bene. Coraggio, avanti, rimanga della sua opinione. Scriva che John Doe è venuto a dirci che tutto finisce qui e vedrà cosa scriveranno sul Chronicle. Grazie comunque, Ned. Non c'è di che. Giornalismo dilettantesco, eh? Questa è roba da studentelli. Io posso dargli lezione di giornalismo. Ehi, capo, dia un'occhiata qui. Che cosa c'è? Guardi. Che cosa vogliono? Dicono di aver scritto la lettera di John Doe. Sì, sono io la lettera. Sono io. Eccola. Tutti loro sono John Doe. Gli dica di aspettare, mi ascolti. Uno di loro è il suo John Doe. Sono disperati, farebbero qualsiasi cosa. Ne scelga uno e faremo rimangiare quell'articolo al Chronicle. Tutto questo comincia a piacermi. Stammi a sentire, Hank. Tu stai giocando con un candelotto dinamite. No, la ragazza ha ragione. Non possiamo farci ridicolizzare così. Dobbiamo mostrargli un vero John Doe. Giornalismo dilettantesco, vero? La vedremo, Pivelli. Non potranno arrivare in nessun modo alla verità, sì, perché io naturalmente non gli dirò nulla. Ok, avrà di nuovo la sua rubrica. Più un supplemento. Che supplemento? Un supplemento di $1,000 che il Chronicle mi avrebbe pagato per questo documento. C'è scritto che io, Anne Mitchell, certifico che la lettera di John Doe è stata scritta da me. So leggere. Mi scusi. E lei crede che valga $1,000? Oh, il Chronicle la considerava compromettente. Ha preparato tutto nei particolari. Bene, figliola, avrà quello che vuole. Ora esaminiamo i candidati. Dobbiamo scegliere il prototipo dell'uomo medio. Un vero americano che tenga la bocca chiusa. Mi presenti un vero americano che tenga la bocca chiusa e io me lo mangio. Ok, Bini, falli entrare uno alla volta. Sono io, John Doe. Fatemi passare, per favore. Io sono John Doe. Ha scritto lei la lettera a Miss Mitchell? No, non sono stato io. Cosa ci faceva qui? Il giornale diceva che c'erano dei posti di lavoro, magari ne avanza uno per me. Ha fatto qualche studio? Sì, pochi. Che professione svolgeva? Ero lanciatore. Di baseball? Sì, finché ho avuto fortuna. Con chi giocava? Giocavo nella Lega Provinciale. Lei ha famiglia? È sposato? No. Era avanti da solo? Sì. Con un mio caro amico. Anche lui è là fuori. Secondo me non va. È perfetto. Un giocatore di baseball. Cosa c'è di più americano? Sì, ma se avesse una famiglia... Sarà molto meno complicato senza una famiglia. La faccia è magnifica. Sarà più che credibile. Andiamo. Come si chiama? Willoughby. John Willoughby. Long John Willoughby. Mi chiamavano a baseball. Le andrebbe di fare un po' di soldi? Sì, perché no? Se la sente di sostenere che ha scritto lei quella lettera, ad ogni costo. Ho capito l'idea. Sì, va bene. È il nostro uomo, è fatto a pennello. Non lo so, non mi sembra il tipo che poi resta nei grandi. Quando si è senza un soldo si farebbe qualsiasi cosa, signor Connell. È il nostro uomo, glielo assicuro, è svenuto. Dell'acqua, coraggio, presto. Sieda qui, tranquillo. Sta bene? Sì, sto bene. Quante ne ha mangiate, 6?
una fame da lupi. Tutta questa faccenda di John Doe è una follia, a parer mio. Nessuno ha chiesto il suo parere. Cercare di migliorare il mondo buttandosi giù dai tetti. Non miglioreresti il mondo neppure saltando da un vulcano. Non badi al colonnello, lui odia il mondo. Ma ama abbastanza lei, a quanto pare. Questo perché noi siamo un duetto. L'ho incontrato su un treno un paio di anni fa. Io me ne andavo in giro con la mia armonica a bocca e lui è arrivato e si è unito a me. Da allora non mi ha più mollato. Bene, ragazzi, è questo. No, non potete fotografarlo così mentre mangia un sandwich con la barba lunga. Ma se è un aspirante suicida. Sì, ma non perché non ha più un lavoro. Quest'uomo deve uccidersi per una questione di principio. Forse ha ragione. Mandatelo in un hotel con delle guardie del corpo. Dobbiamo creare mistero. Ne ha parlato al signor Norton. Dice che è entusiasta. Vuole che andiamo avanti. Che gettiamo una bomba accesa nel cuore della coscienza americana. Ma grandioso, è questo il contratto? Sì. E lui che ci fa qui? È un suo amico. Facevano un duetto musicale. Un duetto? Ma come possiamo fidarci? Oh. Io mi fido. Oh, lei si fida, eh? Ma che bello, e magari lui ricambia la sua fiducia. Si capisce. È una brava persona. D'accordo, ma non vorrei far entrare troppe persone in questa faccenda. Amico mio, la prima cosa che mi occorre è una copia della lettera di John Doe scritta di suo pugno. L'ha già scritta, eccola. Ah, così va bene. Ora, voglio che firmi questo. Ci dà l'esclusiva della storia che scriverà per noi, giorno dopo giorno, da oggi fino a Natale. Il 26 di dicembre le daremo un biglietto ferroviario e lascerà la città. Il bulletin pagherà le spese di vitto e alloggio, siamo d'accordo? Sì, ma anche quelle di Brown l'ortopedico. Ok, vada pure per Brown l'ortopedico. Ecco, firmi. Questo è un acconto di $50 in contanti. Molto bene. Bene? Sì, capo. Lo affida a lei. Gli trovi una suite all'Imperial e delle guardie del corpo. Sì, e dei vestiti nuovi, Bini. Gli faccio fare un bel bagno prima? Sì, sì. A tutte e due? Sì, a tutti e due, ma non li perda mai di vista. E Bini, belli ma sobri. Sì, certo. Ok, amici. Su con la vita, John Doe. E lei? Vada subito alla macchina da scrivere. Oh, e la voglio ben scritto. Senza responsabilità da parte nostra, con questo John Doe faremo decollare la testata. Prima di alzarsi in volo, cerchi di non dimenticare il mio assegno di $1,000. Certo. Bene, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Voi due sedete qui fuori, non fate entrare nessuno. Voi invece qui. Ehi, ma che sciccheria. Non vorrai farmi dormire qui? Certo che sì. Il posto sotto il ponte dove abbiamo dormito stanotte per me è già abbastanza. Da dove li metto i bagagli? In camera da letto. Molla qui la mia borsa. Io qui non ci resto. Dovevamo andare verso il fiume Columbia prima che questa storia di John Doe cominciasse, te lo ricordi? Me lo ricordo. Senti, in ascensore non ti facevano male le orecchie? Long John, tutta questa storia non va. Vedrai che alla fine ti si ritorcerà contro. Sono bastati quei $50 che hai in tasca a cambiarti. E non cercare di coinvolgermi. Non preoccuparti, colonnello. Cercheremo un altro alloggio, va bene? Il capo vi ha mandato una scatola di sigari. Prendete. Dai. Lo prenda. Ah. Non mi avrebbero trattato così neanche nella Lega Professionisti. Si mette a suo agio. Il giornale? Io non li leggo i giornali e non ascolto neanche la radio. Che il mondo è stato sbarbato da un barbiere ubriaco, non ho bisogno di leggerlo. Ho visto tipi come te schiacciati da gente che non ha mai avuto problemi. Alla fine si sono montati tutti la testa. La prima cosa che capita... Hai già dato un'occhiata alla stanza? No. Andiamo. La prima cosa che capita a uno come te è che vuole andare a cena nei ristoranti e sedersi a un tavolo e mangiare insalate, tè e pasticcini. E non sai quanto male può farti quella roba. E poi si passa a pretendere una stanza. Sì, signore, una stanza ben riscaldata, con le tende alle finestre. E in men che non si dica se è così rammollito che non dorme se non ha un letto. Colonnello, non saranno $50 a corrompermi. Ho visto tanta gente cominciare con meno di $50 e finire con un conto in banca. Che cosa c'è di male in un conto in banca? Sentiamo. Io posso giurarti, Long John, che quando sei arrivata ad avere un conto in banca, ti hanno in pugno. Sì, signore, ti hanno in pugno. Chi l'ha in pugno? I Loti. Chi? E io dovrei saltare giù dal palazzo del municipio? Ma è più alto di questo. Chi è che ce l'ha in pugno? Gli Loti. Ehi, ma che fa? Non
Non deve gettarsi prima di Natale. Vuole mettermi nei guai, lei? Dica un po'. Per non metterla nei guai le farò un favore. Non salterò. Quando uno ha firmato, ha meno possibilità di una lepre in pentola. Senta, chi ha detto che l'aveva in pugno? Dica, c'è quell'affare per chiedere le cose che suona? Sì, il telefono è quello là. Questo sì che mi piace. Aspetti, un momento. Me lo può ripetere ancora? Chi è che ti tiene in pugno? Gli Iloti. E chi sarebbero? Ehi, bellezza, sei mai stato al Verde? Certo, anche molto spesso. Allora immagina, cammini da solo, senza un soldo in tasca, libero come il vento e nessuno che ti dà noia. Intorno a te centinaia di persone che vendono di tutto, scarpe, cappelli, automobili, radiomobili, ogni cosa. Sono tutte persone gentili ed amabili e ti lasciano in pace. Mi stai seguendo? Ti finisce in tasca qualche dollaro e che succede? Tutte queste persone gentili ed amabili si trasformano in iloti, schiavi e persecutori. Cominciano subito a tormentarti, cercano di venderti la loro roba, ti afferrano alla gola con i loro artigli e non mollano più la presa. E tu urli, ti dimeni e cerchi di respingerli in qualche modo, ma non puoi farci niente, ti hanno in pugno. Ti costringono a possedere delle cose, un'automobile per esempio. E tutta la tua vita si riempie di robaccia di questo tipo. Paghi le tasse di concessione, acquisti della benzina, e ricambi, e olio, e sovrattasse, e assicurazioni, e ancora carte di circolazione, e lettere, e ricevute, e gomme sgonfie, e ammaccature sulla carrozzeria, e parcheggi e poliziotti in motocicletta, e giudici civili, e multe, e poi un milione di altre cose. Cosa è successo? Che tu non sei più libero e felice come prima. Devi procurarti il denaro per pagare tutte queste cose. Vuoi possedere tutto quello che gli altri posseggono. Ed ecco fatto, anche tu ora sei un ilota. Ilota. Hai vinto, prendili tu i 50 dollari. Spendili come vuoi. Puoi scommetterci, lo farò il più presto possibile. Andrò a comprare del cibo in scatola, una canna da pesca e il resto lo darò via. Largo! Come lo darà via? Ehi, comprami un guanto da baseball, vorrei cercare di allenarmi. Senta, visto che lo darà via, vado con lui. Torna subito al tuo posto, ilota. Può mandarmi 5 hamburger con mostarda, 5 gelati di panna cioccolato e 5 fette di torta di mele. No, di mele e formaggio. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Bene, bene. Questo sì che è un cittadino medio americano. Sono pronto, signorina Anne. Oh, sì, certo. Adesso cominciamo. Ci vuole un po' d'azione in queste foto. Azione? La scatto? No, no, quest'uomo deve gettarsi giù da un tetto. Oh. Ecco, lasci che la pettini un po'. Si sieda. Ecco, così va meglio. Ha davvero una bella faccia, non trovate? Sì, è un amore. Calmo, si sieda. Fate silenzio. Ed ora faccia un'espressione seria. Non posso, sono allegro. Avanti, faccia un'espressione seria. Lei è un uomo disgustato dalla civiltà. Con tutto quello che ho? Sì, lei è stato ferito dal mondo, da bravo. Una faccia seria, sì. Eh? No, no. No, no. No, ascolti, così sembra che ci sia cattivo odore. Con tutti quei ceffi davanti. Non badi a loro. Avanti, si alzi. Bene, vediamo che aspetto ha quando protesta. Contro cosa? Contro niente, protesti e basta. Non mi è chiaro. Oh, ascolti, io sono l'arbitro. Lei ha raggiunto il cuore del campo con un lancio perfetto e io le chiamo fallo. Lei cosa fa? Ah, è così? Esatto. E perché mai non sarebbe buona una palla del genere, arbitro dei miei stivali imbucati? Ultima edizione! Ultima edizione! Sensazionale! John Doe ancora all'attacco!
aiutarlo. Calma, signori, calma. Sistemeremo tutto. Un momento. Non mi importa che abbiano pubblicato quelle foto. Io sostengo che questo John Doe sia un mito fasullo. E potete scriverlo tutti. E insisto sul fatto che tutta questa storia sia una montatura. Voi sapete bene quanto me che tutto questo marasma è stato creato ad arte da una persona corrotta per il suo tornaconto, il signor D.B. Norton. Arrivati con le Miss Mitchell, signor. Molto bene. Andiamo, avanti. Io credo che sarebbe una sciocchezza abbandonare. Dovrebbe vedere le migliaia di lettere dei suoi fan. Sta montando come un fiume in piena. Di che cosa ha paura, Connell? Abbiamo raddoppiato le vendite. Sì, ma la situazione si fa rischiosa. Abbiamo passato il segno. Il governatore adirà a vie legali. Tutti insistono per vedere John Doe e pensano che sia un falso. E con questo glielo faremo vedere e glielo faremo anche sentire. Lei ha una stazione radiofonica, lo mandi in onda. Stia attento a questa donna, la manderà in rovina. Oh, non possiamo dare tutto questo spazio a un lanciatore di baseball e farla franca. Per non dire di che cosa è capace quello zoticone. Ieri l'ho trovato in piedi su un tavolo con una canna da pesca mentre cercava di accappare le mosche. Lo mandi via dalla città prima che la cosa ci esploda tra le mani. Signor Norton, non si dimostri stupido come Connell. Mi scusi. Lei ha trovato la manna, è ovvio è che non è chiaro che per me è una manna, lo ammetto, ma lo è anche per il signor Norton, che può fare a pezzi il mondo politico. È per questo che ha comprato il giornale, no? Per raggiungere molta gente. Mandi in onda John Doe e raggiungerà 100 milioni di persone. Qualunque cosa dica, loro lo ascolteranno. Dimentichi il governatore, il sindaco, sono personaggi minori. Questo può diventare un fatto nazionale. Se ha avuto successo qui, può averlo in tutto il paese. E sarà solo lei a muovere i fili, signor Norton. Vada in ufficio e organizzi una trasmissione radio. Ma D.B., questa non è una follia. Non perdo tempo, si sbrighi. Ok, facciamo finta che mi stia sbagliando. Avanti, andiamo. Miss Mitchell, aspetti, le devo parlare. Si sieda. L'idea di John Doe è stata sua, vero, signorina? Sì, signore. Quanto prende attualmente? $30. $30. E lei a cosa sta mirando? Diciamo a una brillante carriera giornalistica? Al denaro. Al denaro? Bene, mi fa piacere trovare qualcuno che lo ammetta. Sarebbe in grado di scrivere un discorso radiofonico che sia adatto al personaggio? Certo che lo sarei. Le darò $100 la settimana. Cento... E questo è solo l'inizio. Giochi bene le sue carte e i soldi per lei non costituiranno più un problema. Salve! Ah, lo immaginavo. Ogni volta che c'è una bella donna nei paraggi. Questo è mio nipote, Tel Sheldon, Miss Mitchell. Piacere. Piacere mio. Casanova, ti offro una possibilità. Bisogna accompagnare a casa Miss Mitchell. Lei mi legge sempre nella mente, vero? Arrivederci, grazie di tutto. A Miss Mitchell, d'ora in poi lei lavorerà direttamente per me. Sì, signore. Avanti, bambine, è ora di andare a letto. Mamma, no. Andiamo. Perché? Dai, andiamo. Sì, mi raccomando, bambine. Buonanotte. Buonanotte.
Non riuscirò mai a scriverlo. Ma sì che lo farai, Ankara. Sei così intelligente. Sì, lo so. Cosa stai cercando? La borsa. Mi servono $10. Per che cosa? Te ne ho dati 50 l'altro giorno. Lo so, cara, ma la signora Burke ieri ha avuto un bambino, più di 4 kg, e non aveva niente da mangiare. E allora per il fondo di beneficenza... Hai dato tutti $50. E questi a che servono? Per i Webster. I Webster. Ricordi quella brava gente di cui aveva cura tuo padre? Pensavo di offrirgli qualcosa da mangiare. Ankara, la disoccupazione è una sei vergogna. Sei meravigliosa. Mamma, è un cuore d'oro come papà. 2 settimane fa non avevamo neppure i soldi per comprare da mangiare. Sì, lo so, cara, ma pensa alle necessità di questa gente. Al confronto siamo ricchi. Se conti su quei $1,000, mamma, ormai sono quasi tutti finiti. Abbiamo dovuto pagare i debiti. Dovresti smetterla di dare via tutti i nostri soldi. Oh, Ankara. Mi dispiace, mamma. Oh, non fare caso a tutto quello che dico. Sono nervosa per colpa di questo discorso. Ho davanti a me la grande opportunità di realizzarmi, di trovare finalmente una sicurezza economica e mi blocco. Se riuscissi a scriverlo, i Burke potrebbero averne altri 6 di bambini. Vuoi dire il tuo discorso? Sì, ma non so perché non riesco a trovare niente di adatto. Ho creato un uomo che decide di finire la sua vita per principio. Alla radio lo ascolteranno centinaia di migliaia di persone. Se non dice qualcosa... Se non sarà sensazionale, rovinerà tutto. Tesoro, io di sicuro non so che tipo di discorso vorresti scrivere, ma a giudicare da quanto ho letto finora, non credo che lo capirebbero in molti. Cosa? Mia cara, ci sono così tanti discorsi politici di protesta. La gente ormai è stanca di ascoltare per radio chi si lamenta. Se devi fargli dire qualcosa di giusto, devi usare parole semplici e vere, qualcosa in cui poter sperare. Se papà fosse vivo, saprebbe cosa scrivere. Beh, sì. Papà lo saprebbe. Aspetta un momento. Questo è il diario di tuo padre, Anne. Il diario di... Non sapevo avesse un diario. Ce n'è per un centinaio di discorsi. Cose che la gente dovrebbe ascoltare. Lo terrai con cura, vero, cara? Per me è l'ultima cosa viva di tuo padre. Puoi contarci, mamma. Signore! Ascoltatemi bene, John Doe non intende firmare nessun autografo. Cos'altro fa tutto il giorno? Che cosa fa tutto il giorno? Sta scrivendo le sue memorie. No, signora, non può vedere il signor Doe, vuole restare da solo, no? No, sta tutto il giorno rinchiuso a riflettere e a scrivere. Palla! Io non so come farai a resistere qui fino a Natale. Non metti il muso fuori da 2 settimane. Buona, sei grande! Io lo so perché prendi tempo. A te piace quella ragazza. Alla fine tutti si fanno accalappiare da una bella donna. Che cos'era? Un tiro ad effetto. La prima base ha perso palla. Manine di burro! Tutta fortuna, amico. Quando ci si mette con una donna, la vita diventa quasi subito ingombre di oggetti completamente inutili. Mobili e... Era buona! Espulso! Sei grande! Era la fine dell'ottava! Ehi, Billy, ci sono 2 del Chronicle che ronzano da queste parti. Avanti, faccia d'angelo. Al lavoro.
Come va, faccia d'angelo? 3-2, vinciamo noi. Ehi, fantastico. Non sei niente male, devi essere stato un grande lanciatore. Beh, stavo quasi per entrare nella Lega Professionisti quando mi sono rotto il gomito. Una partita da 19 inning. 19? Già, c'era un osservatore della Lega quel giorno a guardare. Dopo la partita mi ha proposto un contratto. Ci crederesti? Non sono riuscito a firmarlo. Comunque presto tornerà a posto. Che peccato. Come che peccato? Eh? Oh, che non potrei più giocare come prima. Ma di cosa parli? Te l'ho detto, io stavo Lo sai com'è fatto il baseball, se uno è invischiato in un giro. Di che giro stai parlando? Stavo pensando a questa strana faccenda di John Doe, capisci? Il giorno che verrà a galla che era tutto falso, nell'ambiente sarai solo un truffatore. Ah, già. Accidentaccio cane, non ci avevo pensato. Guaio. E poi c'è un'altra cosa. Che mi dici dei ragazzi americani? Loro li amano i giocatori di baseball. Che penseranno di uno come te? Già. Ehi, colonnello. Sentito che ha detto? Devo tirarmi fuori da questa storia in qualche modo. Ma la macchina è ancora in moto. Io lo so come potresti fare. Come? Basta che quando vai a parlare alla radio dici che questa faccenda è una grande truffa. Diventeresti un eroe e puoi scommetterci. Sì, ma come potrò operarmi al braccio? Niente di più facile. Conosco qualcuno che può darti $5,000 per andare alla radio e dire la verità. Hai detto $5,000? Sì, esattamente, $5,000 sull'unghia. Non dovrai aspettare fino a Natale. Attento, Long John, qui stanno cercando di incastrarti. E chi avrebbe interesse a farlo? Quei tipi del Chronicle. È un discorso scritto perché tu lo legga alla radio. 5 pezzi da $1,000. Per tutti i merluzzi senti in agguato gli artigli degli iloti, un esercito di lodi alla carica. Ti sembra equo? No, mi dispiace. I biglietti sono già tutti esauriti. Telefoni al bulletin. Mi dispiace, tutto esaurito. Fate passare. Largo, largo, fate largo, per favore. Fate passare. Calma, signori. Grazie, fate passare. Fate passare. Con calma, signori. Con calma. È arrivato. Allora, John, pronto per la grande serata? Un momento. Ecco, stai fermo. Signor Doe, una foto. Fermo, signor Doe. Ecco. Ok, Vinny, ora riporto via, prego, grazie, signori, grazie. Uscite, grazie. Fuori, per favore. John, grazie. Questo è il discorso. È scritto grande e largo, non dovrebbe avere problemi a leggerlo. Non è nervoso, vero? No. Anche lui non lo sarebbe. Chi? John Doe, l'uomo che ho creato. Se ti tremano le ginocchia, stai attento al microfono. Oh, Vinny, non c'è bisogno di essere nervosi. Ricordi solo di essere sincero. Al telefono, Miss Mitchell. Ah, grazie. Pronto? Sì, mamma. Oh, grazie. Oh, cara. Lei deve essere quel poveretto. Sì. Le auguro sinceramente buona fortuna, signor Doe. Voglio che lei sappia che noi siamo tutte con lei. Le ragazze la implorano. Ragazze, accomodatevi fuori, è molto emozionante. Vedrà che il discorso. Fuori, accomodatevi fuori, per favore. Grazie. Là il discorso che le ho dato. Certo. Mi ascolti. Darò questi soldi al colonnello non appena lei avrà iniziato. C'è un'auto che l'aspetta dall'uscita laterale. Ok. E lei come ha fatto a entrare? Volevo solo augurargli buona fortuna. Avanti, ora esca fuori. La mamma le augura buona fortuna. John, quando legge il discorso, creda fino in fondo ad ogni sua parola. È davvero una persona meravigliosa. Chi? John Doe, l'uomo del discorso. Oh. Sa una cosa, io credo di esserne anche un po' innamorata. Eccolo là, avanti, però fate in fretta. Ma che succede? No, così è troppo. Avanti, l'abbraccio. Non è il momento di pensare alla pubblicità, signor Connick. Se quell'uomo stasera avrà successo, voglio ricavarne qualcosa anch'io. Quella è Jane Doe, la ragazza medica. Avanti, signori, ora basta, per favore. Basta così, bene. Da bravo, faccia strada dagli altri. Anche lei, il signor Doe, è molto impegnato. Per favore, per favore. Li faccia entrare, Vinny. Ma per tutti i merluzzi, ma che fai, mezzo ilota? Eccoli, capo, come ha ordinato, il simbolo della piccola gente. Ok, sollevateli. Questo Forzaci. È ridicolo, signor Connell. Ci faccia lavorare, la smetta. Abbiamo con questa quasi farsa. Finito. Oh, avanti, allora, signori, adesso niente basta. Male, eh? Piantatela di disturbare, signor Doe. Per cortesia, uscite. Adesso basta, via. Su, non è possibile fare tutto questo baccano in uno studio radiofonico. Anche tu. Per cortesia, dai, signori. Fagottina, dobbiamo andare. Allora, addio, signor Doe.
Forza, forza, manca poco ormai. Forza, coraggio. Fra un minuto siete in onda. Oh, manca solo un minuto e non abbiamo fatto niente. La prego, John. Lei non mi abbandonerà, vero? Vero? No, certo. Le basterà pensare di essere il vero John Doe. Ascolti, nel suo discorso ci sono cose in cui un uomo credeva davvero. Era mio padre, John. E quando parlava la gente lo ascoltava. E così accadrà a lei. È buffo. Sa cosa mi ha detto mia madre l'altra sera? Che se avessi guardato nei suoi occhi, ci avrei visto mio padre. Ehi, ma che cosa fa? Eccoci, eccoci, stiamo arrivando. Ascolti, John, lei è un lanciatore. Lanci lontano la sua palla. Buona fortuna. Fateli passare, coraggio! Ehi, andiamocene di qui. Laggiù c'è una porta. Lei cosa fa qui? Anch'io vorrei saperlo. Faccia piano, vada fuori. Lui è un mio amico. Non importa, lasciatelo stare, fatelo sedere. Sappia che io le sono vicina. John deve parlare qui. Pronti. Telefona al Chronicle e digli di preparare i loro extra. Buonasera signore e signori, vi parla Kenneth Fry del New Bulletin. Stasera ascolterete qualcosa di davvero inusuale. Vicino a me c'è un giovane uomo che ha dichiarato pubblicamente che la sera di Natale intende porre fine alla sua vita. Sono parole sue per protestare contro lo stato attuale della civilizzazione. Signore e signori, stasera il New Bulletin ha il piacere di presentarvi l'uomo di cui tutto il paese parla. Sto per dare la parola a John Doe. Signore e signori, io sono l'uomo che conoscete come John Doe. Ho usato quel nome perché mi sembrava che esprimesse l'uomo medio che è in me. Che era in me. Sì, che era in me, prima che affermassi che mi sarei gettato dal tetto del municipio alla mezzanotte di Natale. Adesso io non sono più un uomo medio. Ora tutti si prendono cura di me, compresi i pezzi grossi. Siamo stati ingannati. Il sindaco e ancora di più il governatore non amano gli articoli che ho scritto. Lei è un impostore, giovanotto! Sta dicendo un sacco di bugie! Chi glielo ha scritto quel discorso? Se ne vada! Se ne vada! Ma era Spencer. Signore e signori, il disturbo che avete sentito è stato causato da un uomo che ha cercato di interrompere il signor Doe. Riprendiamo il discorso. Bene. La gente come il governatore, compreso quel signore là, possono smettere di preoccuparsi. Io non parlerò di loro. Io parlerò di noi. Degli uomini medi, di tutti i John Doe. Se dovessero chiedervi com'è un uomo come John Doe, non potreste dirglielo perché è milioni di cose diverse.
È il signor grosso, è il signor piccolo. È semplice ed è saggio, è naturalmente onesto, ma ha il genio del furto nel suo cuore. Spesso entra in una cabina telefonica senza toccare il telefono, solo per vedere se qualcuno ha dimenticato lì qualche moneta. È l'uomo al quale sono rivolti gli annunci. È quello a cui chiunque può vendere qualcosa. È Joe Dawkes, il più grande mascalzone del mondo e la persona più docile che c'è. Sì, signore. Noi siamo la grande famiglia degli umili John Doe, a cui si dice che appartenga davvero questa terra. Ci trovate dappertutto. Coltiviamo il grano, scaviamo le miniere, lavoriamo in fabbrica, vendiamo i libri, guidiamo gli aerei e guidiamo gli autobus. E quando un poliziotto urla «Ehi voi, state indietro!», si rivolge a noi, a tutti i John Doe. Ma che razza di discorso è? Lei l'aveva letto? Noi esistiamo dalla notte dei tempi. Abbiamo costruito le piramidi, abbiamo visto crocifiggere Cristo, remato nelle navi dei Romani, issato le vele in quelle di Colombo. Abbiamo battuto ritirata a Mosca con Napoleone e patito il gelo con Washington a Valley Forge. Sì, signore, noi abbiamo sempre raccolto le briciole, fin dai tempi in cui la storia ha avuto inizio. Nella nostra battaglia per la libertà siamo stati spesso sconfitti, ma siamo sempre rimasti vivi, perché siamo il popolo e perciò siamo forti. Tutti si dilettano a parlare degli uomini liberi e morigerati. Noi non ci crediamo, sono tutte menzogne. Se spingessimo tutti nella stessa direzione allo stesso tempo, muoveremmo il mondo e la guerra degli uomini liberi non potrebbe fermarci. So che molti di noi si chiedono: cosa posso fare? Io sono un disgraziato, io non conto nulla. Beh, vi sbagliate di grosso, questi disgraziati contano e come, perché alla lunga il vero carattere di un paese è dato dalla somma dei caratteri di tutti questi disgraziati, degli umili. Abbiamo una squadra e qui diventa importante ogni singolo John Doe. Dipende da lui unirsi o no ai suoi compagni. E i vostri compagni, amici miei, sono i vostri vicini di casa. Il vostro prossimo è davvero un uomo importante, per quanto umile sia. Avete bisogno di lui e lui ha bisogno di voi, quindi fateci attenzione. Se sta male, soccorretelo. Se ha fame, sfamatelo. Se non ha un lavoro, trovategliene uno. Per molti di voi il vostro prossimo è un estraneo, un uomo con un cane che abbaia e uno steccato intorno alla sua casa. Ma anche voi potreste essere estranei alla vostra squadra e ai vostri compagni. Buttate giù tutti gli steccati che vi dividono. Buttate giù gli steccati e potrete liberarvi dall'odio e dal pregiudizio. Buttate giù tutti gli steccati del paese e allora sarete ricchi. Io so che molti di voi si stanno dicendo: John Doe vorrebbe che avvenisse un miracolo se crede che la gente possa cambiare da un momento all'altro. Ma vi sbagliate. Non è un miracolo. Non è un miracolo, perché io lo vedo accadere una volta ogni anno, e così anche voi. La sera di Natale. C'è qualcosa di grande nello spirito del Natale, in come si comporta la gente, ogni tipo di persona. Io proprio non capisco perché il santo, tiepido spirito del Natale non possa restare nel mondo per tutto l'anno. Perbacco, se dovesse accadere, se ogni John Doe di questa terra facesse durare 365 giorni l'anno quello spirito, svilupperemmo una tale forza da creare un'enorme onda contro la quale nessuna forza umana potrebbe opporre resistenza. È così, amici miei. Gli umili potranno possedere la terra se ogni John Doe comincia ad amare il suo prossimo. Dovreste iniziare già da ora. Non aspettate che tutto sia divorato dall'oscurità. Svegliati, John Doe, sei la speranza del mondo. John, è stato meraviglioso. Andiamocene subito di qui. Ben detto, amico mio.
Largo! State alla larga! I lodi! Lo sapevo che ti saresti svegliato. Sono contento che siamo fuori da quel pasticcio. Avevo quasi intascato quei 5.000. Potevo andare dal vecchio dottor Brown. Sei un lanciatore, ha detto, quindi vai lì e lancia. Che razza di stupida. Che lei è un'ilota come tutti gli altri. Fortuna che te ne sei liberato. Io che ci facevo lì a fare quel discorso? Io, eh? Più ci penso e più mi viene rabbia. Che roba, buttate giù gli steccati. Se butti giù lo steccato del tuo vicino, come minimo ti spara. Avevo 5.000 dollari qui tra le mani. Che vuol dire è scappato? Cercatelo, inseguitelo, quell'uomo è fantastico! Fiume Columbia, stiamo arrivando! Eh già. Ehi, quanti soldi sono rimasti? 4.000. Ti va qualche ciambella? Sì. Signori, cosa vi do? Vorremmo un paio di bistecche, larghe così ed erte così. Esatto, e guarnite con patatine novelle e pomodori, poi torta di mele, gelato, caffè e poi... E ciambelle, questo lo so. Ehi, ma, ciambelle, un paio. Pronti, con un paio di ciambelle. Non saremo tipi da bistecche. Ehi, guarda. Entrate nel Club John Doe. Il Club John Doe? John Doe. John Doe. Oh, lei è John Doe? Chi? John Doe. Hai bisogno di occhiali, amico. Oh, accidenti, ha la faccia sputata di John Doe. Sì, ma lui si chiama Willoughby. Mi chiamo John Willoughby e gioco a baseball. È proprio così. Oh, no, io l'ho già sentita quella voce, non mi gabbate. Lei è John Doe. Ehi, ma, quello è John Doe. John Doe, no. Guarda, è proprio qui da noi. Chi hai detto che sarebbe? È John Doe, è lui, in carne ed ossa. È identico alla foto, è proprio lui, ehi gente! Nel nostro bar c'è John Doe! È così incredibile, John Doe proprio qui! Aspetti, non se ne vada, signor Doe! Centralino, sono Dan Fagan. Avvertite tutta la città, John Doe è stata a mangiare da me. Sì, ha ordinato una ciambella. Ma che succede? Ma chi è qui? Ma come? È John Doe, ma come? John Doe? Sì, è lui! Andiamo, Signori, vi prego, state indietro! Il mio ufficio è già pieno come una scatola di sardine! Sindaco, ci dica, come è fatto John Doe? Oh, è un ragazzone bello e sano come tanti altri! Non, lei non può vederlo, non ha votato per me l'ultima volta, così impara! Che fate? Scendete, è pericoloso! Il signor Norton? Ma che sarà successo? Doveva essere qui un quarto d'ora fa! Oh, ecco, eccolo che arriva! Allora, gente, mi raccomando, non mettete in cattiva luce la città, cercate di essere buoni. È meglio che parli io con lui. Gliela presenti come la grande causa dell'uomo comune. Sta arrivando il signor Norton, fate spazio, per favore, fate passare. Avanti, 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 eccolo qua. Signor Norton. Fateci passare. Come sta, signor Norton? Sono il sindaco. Largo! Un momento, aspettatemi. Ma è impazzito, io sono il sindaco. Signor Norton, sono il sindaco Hawkins. Mi ha avvertito il suo. Va bene, ufficio. Ma lui come sta? Bene, lì dentro il mio ufficio. È un grande onore avere qui John Doe e anche lei, signor Norton. Non c'era una folla così grande da quando è andato a fuoco il vecchio ufficio. La gente per poco non si strappa le vesti di dosso. E signorina, telefoni ai giornali. Si accomodi, signor Norton. È molto confortevole. Ho messo anche l'aria condizionata.
condizionata. Fate largo, prego, il signor Norton. Fate largo. Eccolo qua, ne abbiamo avuto cura. Salve, John. Salve. Signor sindaco, se non le dispiace, vorrei parlargli a quattro occhi. Ma certo, sicuro. Avanti, amici, uscite, uscite, avanti, avanti. Obbedite. Veloci, forza, forza, forza. Avanti, 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 avanti. Su, 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 su. Dai, dai. Oh, non e non prendertela con me, abbi pazienza. Moglie non puoi permettertelo, caro. A santo cielo. Signor Norton, non se la prenda a male, ma questa gente vuole trattenerci. Ma non c'è nessuno che vuole tenerla qui, signor Doe, e quindi è naturale che... Se nessuno ci trattiene, andiamo. Comunque il mio nome non è Doe, è Willoughby. Senta, John, quel che è successo è molto importante. Hanno fondato dei club John Doe, ce ne sono già 8 e dicono che il ne stanno... Il club John Doe, e perché? Per portare avanti i principi del suo discorso radiofonico. Non mi importa, io so quello che faccio e non mi piace l'idea che qualcuno voglia fermarmi. Ma non capisce che è straordinario. Deve vedere le migliaia di telegrammi ricevuti. Che cosa dicono di lei? Senta, era un trucco per aumentare le vendite, giusto? Ora le avete aumentate, dunque perché non mi lasciate un po' in pace? È iniziato come stratagemma di vendita, ma ora non lo è più. Il signor Norton vuole sponsorizzare il Club John Doe in tutto il paese. Vuole organizzare una tournée di sue letture. Mie? Naturalmente, con la sua capacità di comunicare con la gente, il nostro diventerà un movimento glorioso. Lasci che le parli chiaro. Non voglio prendere parte a questa cosa. Se credete che io andrò in giro a leggere discorsi in pubblico, siete pazzi. Io gioco a baseball e questo voglio fare. Forza, colonnello, andiamo via. John! Vi prego, ho appena fatto uscire un gruppo di persone. La prego, signor sindaco, gli dica che i club John Doe vogliono parlargli. Fateli pure entrare, sindaco, prego, venite. Ok, gente, ma con buona maniera, non spingete. No, no. Lentamente, come quando venite a pagare le tasse. Bene, gli parlerò io. Su, coraggio. Il mio nome è Bert Hanson, signor Doe. Lavoro al distributore di soda nel negozio Schubecker. Ecco, signore, vede, io e mia moglie abbiamo sentito la sua trasmissione e ne siamo stati illuminati, soprattutto mia moglie. Mi ha tenuto sveglio tutta la notte dicendo che lei aveva ragione. Il vero problema del mondo è che nessuno se ne impipa del prossimo. Ecco perché tutti in città stanno male e si bisticciano tra loro. E mi sono detto, sì, ha ragione, ma come faccio ad amare il prossimo nella mia città? Il vecchio Brontolone, per esempio. Vede, Brontolone Smithers è un uomo che vive proprio accanto a noi giù in città. Un vecchio signore inacidito che ha un negozio di mobili usati. Pensi che non ci siamo parlati per anni. Io credevo che fosse una persona sola che odiava il mondo perché sbatteva sempre la porta del suo garage a qualunque ora del giorno. Suonava la radio così alta che svegliava mezzo vicinato. Beh, comunque sia, il mattino seguente, mentre innaffiavo la siepe, c'era il vecchio brontolone dall'altra parte del confine che martellava contro i paraurti. E mia moglie mi ha urlato dalla finestra: «Su, coraggio, parlagli, Bert!» Mi sono detto, diavolo, in fondo io cosa ci perdo? Gli ho urlato, buongiorno, signor Smithers. Ma lui continuava a battere il paraurti. Niente da fare. Così mi sono voltato a dare un'occhiata a mia moglie. Ma lei mi ha detto, diglio più forte, così non ti sente. Con una voce che si sentiva fino a New York ho urlato ancora, buongiorno, signor Smithers. Beh, signore, è stata una vera rivelazione. Il vecchio brontolone si è voltato sorpreso e mi ha steso al tappeto con un gran sorriso. Si è avvicinato e mi ha stretto la mano come un fratellino di latte e mi ha detto «Buongiorno, Hanson». Erano anni che speravo di parlarle solo, pensavo che non le piacessi. Quindi ha iniziato a chiacchierare come un fanciullo felice, pensi che aveva le lacrime agli occhi. Ah beh, signor Doe, in quel preciso momento io ho scoperto che Smithers è un buon diavolo, solo che è sordo come una campana, così si spiegano i rumori. Mi ha detto che è una vergogna che tra vicini quasi non ci si conosca. Poi ha avuto una grande idea e ha detto, che ne dite di invitare tutto il vicinato nello stesso posto per conoscerci un po' meglio? Mi sono sentito così felice mentre Smithers andava in giro a invitare tutto il vicinato per organizzare un incontro nella scuola comunale. Io l'ho detto a tutti al negozio, compreso il signor Schubecker, il mio capo. Forse sto parlando troppo. No, beh, si sono presentate più di 40 persone.
Certo, nessuno sapeva bene cosa fare, ma tutti erano fieri di vedere quanto faceva bene comunicare l'uno con l'altro. Digli di Smithers, presidente del club. Ah, sì, l'abbiamo eletto presidente del club, che si chiama in suo onore John Doe Club. A proposito, signor Doe, questa è mia moglie. È una sua ammiratrice, signor Doe. Come sta, signor Doe? Sa, c'è anche il vecchio Smithers. È vero. Questo è il vecchio Brontolone, oh, mi scusi, il signor Smithers. Nessun problema, se non mi chiamava Brontolone mi sarebbe stonato. Beh, comunque, credo che quasi tutto il vicinato sia venuto qui, eccetto i Delani. I Delani vivono in una grande casa con un recinto di ferro e tengono sempre persiane e tendine chiuse. E ce li siamo sempre immaginati come vecchi avari che passano il tempo a contare i soldi, così nessuno voleva invitarli ai nostri incontri. Finché poi Grimes, il lattaio, ha preso la parola e ha detto: «Vi sbagliate di grosso riguardo ai Delani». E ci ha detto che avevano disdetto la consegna del latte da una settimana. Questo fatto lo aveva abbastanza insospettito e così si è introdotto nel giardino e ha sbirciato dalle persiane e ha visto che la casa era vuota. Secondo me, ha detto, stanno morendo di fame. Il vecchio Delani mi aveva portato tutti i suoi mobili di notte, un pezzo alla volta, per venderli. Sì, così una mezza dozzina di noi è andata a casa sua ad invitarlo e lo abbiamo portato all'incontro. Li abbiamo accolti come principi. Tutti gli stringevano la mano ed erano premurosi con loro. Alla fine si sono seduti con noi e sono scoppiati a piangere. Ci siamo occupati anche di molta altra gente, sai? Sì, signore, per esempio del nostro amico Grable. Grable poi... è qui, lì. Eccolo, è lui. Di certo, lei non conosce il signor Grable. Prima credevamo che fosse il soggetto peggiore dell'intero vicinato, perché era sempre scorbutico con tutti. Nessuno poteva rivolgergli la parola. Questo finché Murphy, il postino, non ci ha detto la verità. Grable ha detto... vive in una specie di pattumiera perché non vuole carità, perché perderebbe ogni rispetto di sé. Proprio come diceva lei alla radio, signor Doe. E così una dozzina di famiglie si è unita e ha dato a Grable un lavoro come giardiniere. Non è magnifico? Abbiamo trovato lavoro anche ad altre 6 persone e così le abbiamo salvate dallo sconforto. E il mio capo, il signor Schumacher, ha trovato un lavoro a Delani nel suo magazzino. E a te ha dato $5 di aumento. Non le pare stupendo? Signor Bert, dimenticate me. Vorrei entrare nel club, ma nessuno me lo ha chiesto. Sono spiacente, sindaco, ma abbiamo deciso che nessun politico può entrare nel club. Solo i John Doe del vicinato, perché sa come sono fatti i politici. Come no? Insomma, se le ho detto tutto questo, signor Doe, è per darle un'idea di ciò a cui abbiamo dato vita nel nostro impegno comune. E dal mio punto di vista, io non vedo perché uno come lei dovrebbe gettarsi dal tetto. No. Grazie per averci ascoltato. Addio, signor Doe. Lei è un uomo meraviglioso e sono entusiasta di aver avuto l'occasione di incontrarla di persona. Addio, addio, signor Doe. Arrivederci. Sono la signora Delani, signor Doe. Che Dio la benedica, ragazzo mio. Insomma, mi sento confusa. Io non capisco. Tutta questa brava gente crede che voglia buttarmi da un tetto per protesta, ma io non ci ho mai pensato. Accidenti. Uno come me può diventare un esempio andando in giro a dire agli altri come... Quel che è successo l'altra notte è merito della signorina Mitchell, è lei che lo ha scritto. Non vede che cosa meravigliosa può diventare? C'è bisogno di lei, John. Ti hanno incastrato, ora è tutto chiaro. Ti hanno in pugno, io non ci sto più. Per 3 anni ho cercato di portarti fino al fiume Columbia. E prima c'era il tuo braccio rotto, poi c'era la radio, ora ci sono i club John Doe. Non resto neanche un minuto. Fuori dai piedi, massa di loti!
Ma come si permette? Ehi, colonnello, fermati! Ehi, colonnello! Weston, voglio che lei parta con John Doe e a Mitchell e controlli i discorsi radiofonici. Io? Sì, non voglio perdere altre occasioni. Johnson, sì. I suoi dovranno reclutare la gente. Seguiranno John Doe in ogni città. Si occuperanno dell'organizzazione dei club e dei contratti. D'accordo. Ci sono solo 8 bandierine per ora. Prima del ritorno voglio che la mappa sia tutta coperta. Cresciuto come una fiamma al vento. Che pongano domande, posso capirlo, ma non avranno una sola risposta da John Doe. La gente non ci chiama più. Se va avanti così, perdo il lavoro. Prima che una cosa del genere capiremo cosa vuole John Doe. Che cosa avrà mai in mente? Un piano politico personale? Chi diavolo lo sa? Mi dispiace, capo, ma non vogliono parlare con nessun politico. È una follia. Dobbiamo contattarli. Rappresentano molti milioni di elettori. Io vi dico, signore e signori, che questo è tutto fuorché un fuoco fatuo. Abbiamo ricevuto così tante adesioni ai club John Doe che non sappiamo più come controllarli. Ma non vorrà lamentarsi di avere troppe bandierine. Questo congresso dei club John Doe darà un enorme lustro alla nostra città. Più di 2.400 club invieranno i loro delegati. Ve lo immaginate? Lei, signor sindaco, dovrà organizzare tutto. Le parate, i ricevimenti e le decorazioni per il ritorno di John Doe. E non indossi il cilindro. Niente cilindro. No, niente cilindro. E da lei, Connell, voglio un'edizione speciale ogni giorno fino alla fine del congresso. E ora, signori, vi prego di andare in fondo all'ufficio e di dare il vostro meglio per i fotografi ufficiali che devono ritrarre il comitato. Oh, niente paura, sì, di me. Grazie. Non è tutto assolutamente straordinario. Benissimo, signori, sì. Per di qua. Oh, signor sindaco, le dispiace fare un passo avanti, prego? Signore, potreste avvicinarvi? Perfetto. Beh, io non capisco. Che cosa? DB, lasci che le parli in tutta franchezza. Il movimento John Doe le è costato una fortuna. Questo congresso le costerà il doppio. E allora? Allora io faccio solo 2 più 2, ma non credo che stavolta farà 4. Cosa ci guadagna? Avrò la soddisfazione morale di sapere che il mio denaro è andato speso per una causa degna. Capisco. Farei meglio ad occuparmi del giornale. Credo che farebbe meglio. Connell? Vorrei avere il contratto di John Doe, le ricevute degli anticipi e la lettera che Miss Mitchell ha scritto, per la quale ho pagato $1,000. Sì, signore, certo. Bene, partiremo per l'aeroporto fra mezz'ora. È questa la stanza di Johnny? Che non faccia tardi. Sta preparando le valigie. Oh, bene. Ha già visto la copertina speciale del Time? Sì. Devo darle ragione, cara Anne. Ho avuto per le mani molte campagne promozionali, dalle pubblicità alla traversata della Manica a nuoto. Ma questa di John Doe mi mette su di giri. Un congresso dei club di John Doe. Grandioso. Senta, se lei riesce a convincerlo a gettarsi dal tetto del municipio la sera di Natale, le garantisco un pubblico di 500.000 di persone. Charlie, sì. Che ne ha fatto di lui? Del nostro Johnny? Oh, beh, non so da quale angolo vuole vederla, ma è semplice. Numero 1, ha una grandissima attrattiva, eppure è un bravo ragazzo. Numero 2, sta davvero incominciando a credere di aver scritto la lettera che invece ha scritto lei. Numero 3... lui crede che lei sia Giovanna d'Arco o giù di lì. Sì, lo so. Numero 4. Beh, lo sa qual è il numero 4. È pazzo di lei. Sì, e non sta più nella pelle. C'è anche il numero 5. Siamo dei mascalzoni, a cominciare da me. Santo cielo. Avanti. Io sono pronto. Bene, andrò a chiamare il nostro Bini. Ok, il nostro Charlie. Oh.
Posso darle una mano? No, grazie. Le dispiace se mi siedo qui e l'aspetto? No. Lo sa? Ho fatto un sogno curioso questa notte. Ho sognato lei. Proprio me? Sì, era così strano. Ho sognato di essere suo padre. C'era qualcosa che dovevo impedirle di fare. Mi sono alzato dal mio letto e ho attraversato il muro che ci divideva fino a giungere alla sua camera. Sa come sono i sogni. E lei era una bambina. Era alta così, insomma, intorno ai 10 anni. Ed era molto carina. Io l'ho svegliata. E appena lei ha aperto gli occhi è saltata giù dal letto. E ha cominciato a correre come un fulmine in camicia da notte. È uscita da quella finestra e ha preso a correre sui tetti dei palazzi per molti chilometri. E io la inseguivo. E mentre correva, lei diventava sempre più grande, sempre di più. Poco dopo era della sua età attuale, capisce? Era cresciuta. E per tutto il tempo io mi chiedevo perché la sto inseguendo. E non sapevo rispondermi. Non è curioso? Beh, comunque lei è entrata in un edificio e io l'ho inseguita all'interno e quando sono arrivato, lei era lì e si stava sposando. E la camicia da notte si era trasformata in velo nuziale. Era molto graziosa vestita così. Allora ho capito che cosa dovevo impedirle di fare. Che follia i sogni. Beh. Vuole sapere chi è che stava sposando? Oh, un meraviglioso principe azzurro, immagino. Non direi, era quel tipo che le invia fiori ogni giorno. Sì, come si chiama? Il nipote del signor Norton. Ted Shelton? Sì, esatto. Qui accade una cosa buffa. Sono io che sto celebrando il matrimonio e predico sulla pace e la giustizia. Davvero? Non mi stava inseguendo? Beh, sì, la inseguivo perché ero anche suo padre, capisce? Ma il vero me, John Doe, insomma, Long John Willoughby, stava leggendo una predica da un libro. Le rendo l'idea? Credo di sì. Poi che è successo? Beh, io la metto sulle mie ginocchia e la prendo a sculaccioni. E mentre lo faccio, so che lo sto facendo, ma che non sono io, era suo padre che lo faceva. Mentre era sulle mie ginocchia, io gli ho detto, Annie, io non ti permetto di sposare un uomo solo perché è ricco o perché ti manda ogni giorno un mazzo di fiori. L'uomo che sposerai dovrà scalare le montagne per te, lui dovrà attraversare il mare a nuoto, dovrà uccidere il drago, quell'uomo dovrà mostrarsi senza macchia e senza paura. Sì, signore. E tutto il tempo il tipo che celebrava la funzione, io, scuoteva la testa e diceva, bravo papà, battila anche un po' per me perché anche io la penso così. L'altro gli ha detto, scenda giù e la picchi da sé. Allora io sono sceso e gli ho dato un bel colpo, sì. E poi lui, e poi ancora io, e poi la picchiavamo insieme, come... Mentre finisce di picchiarla, ci vogliamo muovere? Ok, ragazzi, aprite le orecchie. Uscita dall'ingresso laterale, l'altro è assediato dagli ammiratori. Scenderemo con i bagagli fra un minuto. Andiamo, non possiamo perderci in chiacchiere. Ciao, Bini. Senta, quando decolla il nostro volo? Tra un paio di minuti. A quante persone crede che avrò parlato finora, a parte la radio, voglio dire? Oh, non lo so. Circa 300.000. Circa 300.000? Che cosa li muove, Anne? Perché vengono a sentirmi? E fondano tutti quei club John Doe in quello stesso modo. Non riesco a spiegarmelo. Senta, John... Noi non facciamo che dar loro cose banali che hanno sentito milioni di volte, come ama il tuo prossimo o porgi l'altra guancia. Non è che una... Anch'io le ho sentite milioni di volte, ma è diverso. Mi sembra come se fosse la prima volta che ne comprendono il significato.
Non avevo mai pensato al prossimo. Per me gli altri servivano solo per riempire i miei vuoti. Mi interessavo agli altri solo quando non venivano a vedermi al baseball. Ecco, prima li ho guardati parlando con loro. E ho visto qualcosa nei loro volti. Io sentivo che avevano bisogno di qualcosa. Allora, vede, forse era per questo che venivano, forse si sentivano soli. Volevano qualcuno che gli dicesse come va. Io li capisco bene. Sono stato solo e bisognoso degli altri per tutta la mia vita. Tutti a bordo, ragazzi! Quindi è davvero tutto pronto? Sì, in ogni dettaglio. Oh, c'è già qualcuno seduto qui? No, è proprio il suo posto. E questa è la sua pelliccia? È per me? È solo un piccolo segno di stima. Oh! Oh, è veramente stupenda, DB. Beh, io non ho parole. Allora non dica niente, sieda e basta. Oh. Avanti, lo apra. Oh, è meraviglioso. Parliamo del suo nuovo contratto. Bene. Avanti, dica pure tutto quello che hai in mente. Deve essere complicatissimo. È per questo che mi piace. Va diritta al punto, immediata. Allora, in pratica, le spiego. Domani sera, davanti a una folla di 15.000 persone, parlando a una popolazione radiofonica gigantesca, John Doe annuncerà la formazione di un terzo partito. Un terzo partito? Sì, il partito di John Doe, che tutela unicamente gli interessi di tutti i vari John Doe del nostro paese, che praticamente significa il 90% dei votanti. Inoltre annuncerà che il terzo partito intende candidarsi alle presidenziali. E l'uomo che personalmente John Doe raccomanda loro, per il suo impegno umanitario, altri non è che il suo migliore amico. Il signor D.B. Norton. Esatto. Però... A pochi minuti dall'apertura del congresso, migliaia di delegati stanno già affluendo sugli spalti del palazzo innalzando striscioni e chiedono a John Doe di non gettarsi più dal tetto. L'uomo che tutti aspettano tra non molto arriverà. Indipendentemente dalla sua valenza, è un movimento fenomenale. Questi John Doe, o gli umili e forti, come qualcuno li ha definiti, sono stati derisi, persino disprezzati, ma ora sono qui, felici e contenti, dopo migliaia di chilometri di viaggio. Un viaggio pagato con i soldi dei vicini per venire qui a rendere omaggio al loro eroe, John Doe. E in questi giorni di guerra e bombardamenti è un segno di speranza che una simile idea possa commuovere il paese. Un'idea basata sull'amicizia, sul dare senza prendere, sull'aiutare il prossimo senza tornaconto. Se cose simili possono succedere, non lasciate che i vostri amici disfattisti vi dicano ancora che l'umanità va a rotoli. È John Hooks che vi saluta e dà la linea allo studio fino alle 9 in punto, quando il congresso sarà ufficialmente aperto. Entri pure. Sono bagnato. Fuori sta piovendo un bel po'. Oh, non si preoccupi. Che piacere vederla. Si sieda. Grazie. Questo è Perenne. Oh, ma che carino. È stato molto gentile. Sono fiori. Mi dispiace che Anne non sia qui. Non c'è? No, è appena uscita. Strano che non l'abbia incontrata. Andava a casa del signor Norton. Ah. Le doveva dire qualcosa di importante? Sì, beh, no, aspetterò. È una brava persona, vero? Il signor Norton, intendo. Sta piovendo a dirotto fuori.
Il mio soprabito è bagnato. Spero di non aver bagnato il discorso. Comunque la vedrò al congresso più tardi. Sì, certo. Farò in modo che riceva i fiori. Grazie. Buonanotte, signora. Buonanotte, John. Signora Mitchell, in fondo sono contento che Anne non sia qui. Vede, io ero venuto qui per incontrarla da sola, ma in realtà speravo anche che non ci fosse, capisce? C'era una cosa di cui volevo parlarle, ma comunque sia, dovrò aspettare. Buonanotte. Buonanotte, John. Scusi, signora Mitchell, è mai stata sposata? Oh, mi scusi, che domanda sciocca. Non intendevo questo. Devo sembrarle un po' strambo, dico bene. Forse è meglio che vada al congresso. John, mio marito mi ha detto, io ti amo, vorresti sposarmi? Davvero? Mm-hmm. E com'è andata? Ci siamo sposati. Ecco, è questo che intendevo. È una cosa così semplice. Mm-hmm. Sì, ma vede, signora Mitchell, insomma, io amo Anne, ma per me sarebbe davvero difficile dirglielo, perché lei è una donna meravigliosa. E io, la cosa migliore che ho fatto è il lanciatore di baseball. E poi, credo che sua figlia ami un altro uomo, quello che ha inventato. Capisce? Il vero John Doe. Per me è una competizione disperata. Spero che lui sappia come dirglielo. Quanto a me, io ci giro sempre intorno con le migliori intenzioni, però non riesco ad andare al punto. Mi capisce, vero? L'unica possibilità sarebbe se qualcuno potesse cercare di metterla sull'avviso, sì. Questo per prepararla allo shock. Vorrebbe che fossi io a farlo. Pensavo che lei, sì, che potesse rompere il ghiaccio. Ci può contare, John. Grazie, io. Grazie, signora Mitchell. Lei è eccezionale. Il congresso di John Doe sarà uno dei più grandi eventi di tutti i tempi. No, vengono da tutte le parti, coi treni, con i carri merci, qualunque compagnia. Ciao, guardie del corpo, avete cenato? No, non ho. Stavamo per fare. Fatete un comodo, mangiate pure un boccone. Oh, un minuto, John. Salve, signor Connell. Come va, John? John, volevo parlare un po' con lei. E che cosa fa? Perde l'equilibrio? Andiamo. Ehi, capo! Lei chiude la bocca. Mi dica una cosa. Per caso, ha letto il discorso che dovrà fare stasera? Non leggo mai i discorsi prima di farli. Mi vengono più spontanei nell'altro modo. È proprio quello che pensavo. Bini, vada in ufficio, prenda la copia del discorso che è sulla mia scrivania, presto. Accidentaccio, capo. Il signor Norton mi ha detto di non perderlo di vista neanche un istante. Su, vada, si muova. Siamo al Jim's Bar, laggiù. Lei è una brava persona, John. Mi piace. Lei è mite. E io amo le persone miti. Io sono un tipo diretto. Fin troppo rude. Ma la sa una cosa? Ho un punto debole. Non se l'aspettava, vero? Ma è così. E lo sa qual è? La bandiera americana. Strano, eh? Beh, forse sì. Ma davanti alle stelle e alle strisce io mi sciolgo come la neve. La bandiera mi prende qui. Mi capisci? Sì, a me prende dietro la schiena. Ah, dietro la schiena. Vabbè, a ciascuno i suoi gusti. Lei non è abbastanza vecchio ad aver combattuto una guerra, eh, Gio? Ah, certo che no. Deve essere stato un bambino. Io no. Purtroppo ero già maturo per partire. E così sono partito. Sa cosa ha fatto il mio vecchio allora? È partito anche lui. Col grado di sergente. Ecco il colpo di scena.
Era nel mio reggimento. Strana la vita. L'hanno ucciso, John. Io l'ho visto morire. Ero lì presente, l'ho visto morire con questi occhi. E io ne sono uscito senza neanche un graffio. Cioè, a parte la mia ulcera. Devo bere del latte, per me questa roba è veleno. Ehi, Tony! Sì, signor Connor. Che cosa ne dici? Come vuole. Io ho un debole per il mio paese. Ho un debole per la bandiera a stelle e strisce e per questo paese. Mi piace quello che abbiamo qui. Mi piace. Un uomo può fare tutto quello che vuole e dire quello che vuole senza dover prendere un colpo di fucile nello stomaco. È una bella cosa, no? Ma certo. Bene. Non vogliamo che ci cambi tutto questo, non è così, forse? No, signore. No, signore. Se qualcuno ci prova, io divento matto. È come se mi esplodesse il cervello. E stasera, John, io sono in fibrillazione. Divento matto per un sacco di altre persone, a parte me. Divento matto per un tale di nome Washington. E per un certo Jefferson. Per Lincoln. Degli autentici fari, John. Dei fari in un mondo fatto di nebbia. Riesci a capirmi? Immagino di sì. Ascolti, amico. La storia della quinta colonna puzza di marciume, non è così? Sì, certo che sì. Lei si sentirebbe un vero idiota sapendo di dover marciare in mezzo a loro. Mi dica se è vero. Ma lei non lo saprebbe neppure perché... Lei è un mite. Proprio così, ragazzo. Questo è quanto le sta capitando, amico mio. Si sta confondendo con un mascalzone pericoloso. Non parlerà mica del signor Norton, vero? Non parlo neppure dell'orsetto di pezza di mio nonno. Lei si sbaglia, signor Connell. È stato meraviglioso con i club John Doe. Davvero? Mi dica, lei è entusiasta dell'idea di John Doe, giusto? Certo. Certo, la capisco bene, anch'io. Un bellissimo miracolo. Sarebbe potuto accadere solamente qui, nei vecchi cari Stati Uniti d'America. Io la trovo entusiasmante. Lei che ne pensa? Io, una vecchia quercia come me, penso sia stato meraviglioso. D'accordo, ma ora poniamo il caso che un certo uomo di cui non faccio il nome e le cui iniziali sono DB... stia cercando di usare tutto questo per farsi strada verso la Casa Bianca, solo per poter fare il suo comodo in tutta tranquillità e spegnere le luci dei nostri fari. Che cosa ne direbbe lei? Che non è possibile, signor Connell. Non possono usare i club John Doe per la politica. È contro il loro spirito. Ne è convinto? E cosa ci fa un capo politico come Hammett in città? E il leader sindacale Bennett? E tutti gli altri pezzi grossi che sono a cena da DB proprio ora? Sono lupi, John. Lupi. In attesa di sbranare ogni John Doe. Aspetti a dare un'occhiata al suo discorso di questa sera. Lei si sbaglia. Miss Mitchell scrive discorsi e nessuno può farle scrivere certe cose. Non possono, eh? E allora chi l'ha scritto? Mia zia Emma? Lo so che è lei che li scrive. E la pagano profumatamente per farlo. Pellice di visone, braccialetti di diamanti. Non può scriverlo. Quella donna di alto rango svenderebbe sua madre al mercato delle pulci per un vaso di porcellana cinese. La smetta! Se non fosse ubriaco. Ehi, capo! Ecco il discorso, capo. Ehi! Se lo legga, John, prima di iniziare a picchiarmi. Aspetti un momento, signor Doe! Tony! Signore? Mi porti un bel bicchiere di latte. Oggi sto fumando troppo. Sì, Charlie? Allora tutto bene? Tutto a posto con John Doe? Ottimo. Quante persone ci saranno? 15.000. Oh, beh, ma è stupendo. Ora ascolta, Charlie.
Appena John Doe finisce di parlare di me, voglio che inizi la dimostrazione. Deve essere grandiosa, intesi? Non se ne preoccupi, DB. Ci sono anche i miei ragazzi. Ci penseranno loro. Cosa? Sarò lì 15 minuti dopo la tua chiamata. Buonasera, signor Doe. Dove sono? A tavola, signore. Signori, credo che siamo pronti a far esplodere questa grandiosa bomba. Sì, ormai ci siamo. Anche approssimando per difetto, sappiamo di poter contare tra 10 e 20 milioni di elettori dei Club John Doe. Sommiamoli ai voti del sindacato che rastrellerà Bennett, ai voti controllati dal signor Hammett e il resto di voi nei vostri rispettivi territori e niente potrà fermarci. Come ho detto prima, io sono qui per assicurarmi che lei abbia davvero quei voti. Di questo può stare certo. Potete contare su di me a una condizione, che qualcuno tenga d'occhio il signor Bennett. Vi ho già detto che ognuno di voi sarà tenuto d'occhio. Il nostro patto resta valido. Io sono con lei, DB, ma credo che sia ancora molto rischioso quello che stiamo facendo. Sono tempi rischiosi, Barrington. C'è bisogno di un nuovo ordine di cose. Si chiacchiera troppo in questo paese. Sono d'accordo. Ci sono troppe libertà per tutti. L'America ha bisogno di un pugno di ferro. Però le savo. Disciplina! E ora chiedo un brindisi per la signorina Anne Mitchell. La donna bellissima e brillante che è la vera fautrice di tutto questo. Alla signorina Mitchell! Signor Norton, potrei parlarle in privato? Oh, la signorina Mitchell vuole parlarci. Un onore per noi, ma certo. Avanti, parli, signor Mitchell. Buonasera. John, sono così felice di vederla, ero in pensiero per lei. L'ha scritto lei questo? Sono stata io, John, ma non avevo idea di quale fosse lo scopo. Ah, no? No. Che bel bracciale che ha indosso. John, perché non è al congresso? C'è qualcosa che non va? No, è tutto a posto. Va a gonfie vele. Ci sarà un nuovo ordine di cose, vero? Ognuno di voi si mangerà una grassa fetta dei Club John Doe, vero? Ma dimentica un dettaglio, signor pezzo grosso. Dimentica me, il vostro manichino prezzolato. Perché se lei o chiunque altro ha intenzione di usare i Club John Doe per il suo sporco tornaconto personale, dovrà prima passare sul mio cadavere. Stia calmo un istante, giovanotto, stia calmo. Queste sono parole grosse. Io ho dato vita ai Club John Doe con i miei soldi e sono io a stabilire se sono usati correttamente o no. No, lei è un illuso, non può stabilire un bel niente e per di più ora andrò al congresso a dire per filo e per segno a quella povera gente tutto quello che lei e i suoi amici altolocati avete intenzione di preparare alle loro spalle. Ma questa volta glielo dirò usando le mie parole. Ma è non se lo può permettere. Ma certo, fermatelo qui. Non può. Ehi, un momento, non abbia fretta, amico. Mio zio non ha finito di parlarle. Mi ascolti bene, figliolo. Prima che lei perda completamente la testa, vorrei ricordarle che io l'ho tirata su dalla fogna in cui era e io posso rispedirgliela quando voglio. È un grave errore insultare così queste brave persone. Io e questi signori sappiamo cosa occorre ai John Doe d'America senza dover ascoltare le opinioni di uno come lei. Quindi la smetta di fare il paladino. Cerchi di tornare in sé. È lei il falso. Noi crediamo in ciò che facciamo. È lei che ha venduto i suoi simili per 30 denari. Non se lo ricorda? Beh, io sì. Lei è un falso, John Doe, e io posso provarlo. Lei doveva essere l'eroe che si gettava dal tetto del municipio a Natale. Se lo ricorda? Cosa crede che direbbero i suoi amati Club John Doe se scoprissero che lei non ha mai avuto intenzione di farlo? Che lei era stato pagato per questo? Io credo che la caccerebbero via da questo paese. Con tutti i giornali e le stazioni radio che io e questi signori controlliamo, possiamo cancellare il suo movimento e andare avanti anche se lei uscirà dal gioco. E ora, se lei vuole parlare al congresso conservando il segreto, lo faccia e la smetta di protestare. Sta dicendo che ucciderà il movimento di John Doe se non potrà usarlo per ottenere ciò che vuole? Lo farò, può scommetterci. Questa sì che è una vera notizia. Ora credo di aver capito tutto. Voi sedete dietro il fumo dei vostri grandi sigari e deliberate di poter uccidere un'idea che ha reso più felice tanta gente.
Un'idea che ha fatto venire qui migliaia di persone da tutto il paese, in pullman, in nave, in treno, in aereo, persino a piedi, solo per potersi scambiare le loro piccole esperienze di vita. Ascoltate, sono stato stupido, ora lo so, ma ora comincio a capire molte cose. Di gente come voi è piena la storia. Se non potete mettere le vostre sporche mani su un'idea, insozzarla e piegarla fino a farla entrare nelle vostre tasche, la fate a pezzi, come dei cani. Se non potete mangiare una cosa, la seppellite. Perché è meraviglioso quello che è nato da John Doe. La gente sta cominciando a capire che il prossimo non è un nemico, ma un fratello. È così semplice, non capite? Un'idea che può dare a chiunque una possibilità di salvezza nella vita di ogni giorno, per quanto dura. E ora voi state parlando di ucciderla. E se spegneste questo fuoco, che cosa rimarrebbe? La miseria umana, ancora più fame, ancora odio. E a fermare questo circolo vizioso chi ci sarà? Nessuno ha la risposta, ma men che mai potrebbero rispondere le vostre sporche idee politiche. John Doe può essere una risposta a tutto questo. È l'unica idea capace di raddrizzare la vista a questo mondo strabico, e voi state lì, grassi e pasciuti, a dirmi che la ucciderete se non potrete usarla. Beh, allora provateci, non ce la farete neppure in un milione di anni con tutte le vostre stazioni radiofoniche e il vostro potere. Perché è una grande idea, che io sia falso o no, più grande delle vostre mire, di tutti i bracciali e le pellicce di visone del mondo. Ma certo che lo è, John! Questo è quanto andrò a dire a tutta quella gente al congresso. Razza di pezzente, mio zio le aveva dato la possibilità. Se ne va? Fermatelo! Ma dove va? John! Non deve uscire. Chiamate il bulletin! Presto, presto! Fermatelo! John! Fermatelo! Gliel'avevo detto, Dibby, stava giocando. Dobbiamo fermarlo! Sì, dove scappare? Fermarlo assolutamente, denti! Non fatelo uscire da qui! Bisogna fermarlo ad ogni costo. A costo. Tenete la calma, signori, ho già organizzato ogni cosa. John! Oh, John, la prego, mi ascolti! Io posso spiegarle ogni cosa, John! Io non sapevo che cosa avevano in mente! Mi faccio venire con lei, John! Oh, John, la prego! Autista, prego, al palazzo dello sport! La prego, mi faccio venire con lei! La scongiuro, John! Io posso spiegarle tutto! Il signor Norton vuole vederla! Sindaco, faccia quello che le dico! Li deve arrestare entrambi! Dica alla polizia di fermare Connell, la ragazza è con me! Ho preso la linea! Non mi importa di cosa lo accusate, basta che lo teniate in cella questa notte! Pronto, bulletin? Mi chiami McBride. Signore e signori, mi scusi, signore. Cominceremo con una breve preghiera. Silenzio, prego. Signore e signori, raccogliamoci in un momento di silenziosa preghiera per i John Doe di tutto il mondo, per coloro che sono senza una casa e affamati. E ora in piedi. Alzatevi in piedi. Thank you.
Strilloni, centinaia di strilloni che gridano nel palazzo come api. Gridano che John Doe è una truffa. Una truffa. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Pare che ci sia un'inchiesta della Camera di Commercio. Come può essere una truffa? Deve essere una specie di scherzo. Un cosa? Uno scherzo, uno scherzo! Avanti, avanti, muovetevi! Muovetevi! Voi sapete cosa fare, mi raccomando, cautela! Andiamo! Signore! Signore, un autografo sul mio pallone! Avanti! Signore e signori, sono venuto qui per dirvi una cosa importante. Su, portatelo via! Vi prego, se fate silenzio per qualche minuto posso spiegarvi cosa sta accadendo. Avanti! Come tutti sapete, questo giornale è pubblicato da un uomo di nome D.B. Norton. Vieni via, forza! Vieni con noi. Via! Su. Signore e signori, un momento! Ascoltate, signore e signori! Il mio nome è D.B. Norton, voi tutti mi conoscete. Io accuso quest'uomo di essere un falso. È riuscito a ingannarci tutti, e me in primo luogo. Ho speso una fortuna per quest'uomo, credendo che la sua fosse una buona causa in cui credere, proprio come tutti voi. E ora ho scoperto che tutto ciò è solo un inganno, intessuto da due miei impiegati del giornale con l'unico scopo di guadagnare denaro alle spalle dei John Doe di tutto il paese. È una menzogna. Non è una menzogna. Vi hanno ingannato per arricchirsi alle mie spalle. Leggete tutti i particolari sul giornale. È una menzogna, ascoltate, lui che aveva intenzione. Quest'uomo non ha mai avuto intenzione di gettarsi dal tetto del municipio. Era pagato per dirlo. Potrebbe negarlo? Questo non c'entra niente. Lo dica, era stato pagato o no? Sì, era stato pagato, però il io... Il suo suicidio, lei non ha mai scritto quella lettera. Ma che differenza ha fa questo? Ha scritto lei la lettera o no? No, non l'ho scritta io, va bene. Certo che non è stato lei. Leggete il giornale, signore e signori, e troverete l'articolo di Hank Mitchell in cui confessa di aver scritto la lettera. Sentite, gente, è vero che non ho scritto io la lettera, sentitelo, ammette anche quando... lui, lei è un falso, John Doe. E per tutto ciò che ha fatto a questa brava gente, merita di essere cacciato dal paese. Me lo auguro di cuore. Parlaci, John! Noi ti crediamo! Vi prego, ascoltate, amici. Prima di tutto dovete sapere un paio di cose molto importanti. Create un tafferuglio, evacuate questa folla, avanti! Sono spiacenti, non riusciamo più a sentirlo. Deve esserci un problema col microfono. John Doe è un falso! Ehi, non si sente più. Il microfono è rotto. Signore e signori! Che sia falso non c'entra con tutti noi. Ehi, Bert, lei mi crede? Mi crede? Certo, io mi fido di lei. Sono venuto a piedi a questo congresso con 5.000 firme per una burletta. Ecco a lei, signor Doe. 5.000 persone che le chiedono di non buttarsi giù dal municipio. Questo non cambia nulla, Bert. L'idea è ancora buona. Non dobbiamo sciogliere il nostro club. Se lo tenga lei, il club. Cominciano a lanciare oggetti. Ci sono anche dei feriti. Temo che tra loro ci sia anche John Doe. Sentite che chiasso? Devo andare da lui. Signora, non può uscire. Lasciatemi andare. Su. Devo raggiungerlo. No, lo prego. Mi lasci andare. Lo stanno linciando. Devo aiutarlo. Piacente, ho l'ordine di trattenerlo. Ma quale ordine? Non capite che è una truffa? No, ma non mi lasciano andare. Ascoltatemi. Voi dovete ascoltarmi, vi prego! Ritorna nella giungla, trombone stonato! Delidiamo noi i tuoi club! Non sciogliete i vostri club! Ci hai riempito di frattole! Ci hai usato come bestie! La nostra idea è ancora buona! Credetemi, gente! Stai zitto, venduto! Dammelo, glielo tiro! Voi, John Doe, siete l'unica speranza del mondo!
La polizia è riuscita a portarlo via. Se non è stato fatto a pezzi è un miracolo. Signore e signori, è davvero la fine del movimento di John Doe. Bene, ragazzi. Adesso potete presentarne un altro a Ponzio Pilato. Se fosse stata lì, avrei potuto aiutarlo. Era solo contro tutti. Dovremmo vergognarci di quello che è successo stasera. Non gli abbiamo dato possibilità di esprimersi. Ancora un po' di caffè, Long John? No, grazie, colonnello. Falso. Delinquente. Bugiardo. Truffatore. Impostore. Perché non ti butti davvero? La sera di Natale a mezzanotte. Addio, signor Doe. Lei è un uomo meraviglioso. Dio la benedica, ragazzo mio. Ora entra in campo e lancia. Lei è un falso, John Doe. Io posso provarlo. Lei doveva essere l'eroe che si gettava dal tetto del municipio a Natale. Se lo ricorda? Che cosa crede che direbbero i suoi amati Club John Doe se scoprissero che lei non ha mai avuto intenzione di farlo? Che lei era stato pagato per questo? La sera di Natale a mezzanotte. Buon Natale, signore. Oh, buon Natale. John Doe. Perché quell'impostore è ancora in giro? Se è una donna è tutto il giorno che chiama. Certo, certo, lo so. Sì, a mezzanotte, vero? Ma certo, signora, circonderemo il palazzo con delle reti. Mi prendono in giro. Lei ha la febbre, Anne, dovrebbe riposare. Chi vuoi chiamare ora? Hai chiamato quel numero appena 10 minuti fa, Anne. Pronto, signor Connell. Ancora non l'avete visto. Mi ascolti, Anne. Non può passare senza essere visto da noi. Sono all'ingresso principale. Il colonnello è al secondario. Non si preoccupi. Oh, la ringrazio. Ma, Anne! Anne, non faccia follie. Questa è la più folle, insensata, demenziale delle perdite di tempo che abbia visto in vita mia. Piantala, Bert. Smithers ha ragione. Se lui ha ragione, io sono un casco di banane. Quell'uomo salirà sopra quel tetto. Non chiedetemi come lo so e basta. E anche voi lo sapete. Certo, mi piacerebbe credere nelle fiabe, ma un uomo dalla falsa identità non si getta da un tetto. Secondo me non è un falso, non con quella faccia. E le cose che ci diceva non erano menzogne. Ok, tesoro, ok. L'ascensore non funziona. Colonnello. Dovrebbe essere a letto, Anne. Lei l'ha visto? No. L'ha visto passare? Non lo vedo da una settimana. Dov'è Connell? Di guardia all'altro ingresso. Oh mio Dio, ho paura. Non ha senso salire, sono qui da molte ore, John non c'è. Mi lasci stare. È una follia, sono 14 piani.
L'ascensore più su non va. Dobbiamo andare a piedi sulla torre. Quello straccione starà festeggiando il Natale in qualche lurida bicocca. Andiamo, io devo decorare il mio albero. Beh, io mi arrendo. Non capisco perché abbiamo pensato che potesse fare una cosa del genere. Ha ragione. Solo noi ci abbiamo creduto. Andiamo. Spero che non scoprano che siamo stati qui. Non lo farei se fossi in lei, John. Non servirebbe a nulla. Il sindaco ha ordinato ai suoi poliziotti di rimuovere ogni suo segno di identificazione. Sarebbe seppellito in una fossa comune e non avrebbe ottenuto niente. A questo avevo già pensato. Ho spedito una copia della mia lettera anche al signor Connell. John, perché non lascia stare questa follia? Stia fermo lì, signor Norton, se non vuole correre il rischio di cadere insieme a me. Sono felice che voi siate qui ora. Voi avete ucciso il movimento di John Doe, ma vedrete che il movimento rinascerà. Si goda lo spettacolo, signor Norton. John! John! Oh, John, non farlo! Io ti amo, John! Oh, ti prego, non ti arrendere! Ricominceremo tutto da capo, solo io e te! Il nostro movimento non è morto, John! Altrimenti Norton non sarebbe qui. Lo ha tenuto vivo lui. Lo ha tenuto vivo lui, avendone paura. È per questo che è qui. Oh, John!
doveva morire, era corrotto. Ma ora possiamo agire onestamente, solo io e te. Cresceremo, John, saremo sempre di più e saremo forti della nostra onestà, caro. Oh, John, se vale la pena morire per questo, lo vale ancora di più vivere. Oh, ti scongiuro, John. Oh, ti prego. Oh, mio Dio, aiutami. John, guardami. Tu vuoi essere onesto, vero? Non devi morire se vuoi tenere viva l'idea di John Doe. C'è già qualcuno che è morto per quest'idea. Il primo John Doe. Quella morte illumina gli uomini della Terra da 2000 anni. È lui che l'ha tenuta viva nella gente. E la Terra vivrà ancora e ancora per sempre. Per ogni John Doe che questa gente uccide, ne nascerà un altro più puro. Per questo suonano le campane, John. Suonano per dirci che non bisogna arrendersi mai. Bisogna combattere, lanciare la palla. Ma non lo capisci, tesoro? Questo non è il momento di arrendersi. Io e te, John. Noi... Oh, no! No, John, se tu muori, io voglio morire con te. Oh, oh, io ti amo. Signor Doe, lei non deve farlo. Noi siamo con lei, signor Doe. Abbiamo solo perso la testa in quel tafferuglio. Noi... Per poter andare avanti, noi abbiamo bisogno di lei, signore. Molti di noi non hanno creduto alle parole di quell'uomo. Noi rifonderemo i nostri club John Doe perché non ci importa di quel che è stato, giusto, Bert? E molti altri ancora faranno la stessa cosa. Il signor Smithers ha ricevuto una lettera da suo cugino di Toledo. Ce l'ho proprio qui, signor Doe. Solo insieme a lei possiamo farcela. La prego. La prego, rimanga con noi, signor Doe. Long John! Signor Doe, ci lasci la ragazza. La cureremo noi. Portiamola nella mia auto. Smithers, ho dato a lei le chiavi. Lo vede Norton il popolo? Non lo sconfiggerà mai.